il San Nicolò apre la mano e mostra le 5 dita al Fano in quello che era l'esame di maturità per la squadra di Massimo Epifani. 5 gol è una prestazione da incorniciare, nulla da dire. Marchigiani annichiliti e la sensazione che siamo di fronte ad un vero e proprio nuovo fenomeno calcistico. Vendicata anche la sconfitta dello scorso anno ai playoff, proprio contro il Granata e proprio con lo stesso punteggio. Ma questa è un'altra storia. Alessandrini è senza Borrelli, Epifani invece conferma la coppia centrale di difesa, Brighi Rapino, e non sbaglierà, perché i biancazzurri entrano in campo con la fame di una vera big del campionato e al settimo sono già avanti. La percussione di Mozzoni sulla sinistra crea la superiorità numerica. La sua conclusione è ribattuta dalla difesa fanese, non quella dell'accorrente Lino Petronio, che scarica le spalle di Ginestra e gol dell'1-0. La squadra di Epifani è scatenata, gioca un gran calcio e il raddoppio al 13° arriva come logica conseguenza di una superiorità netta. Il traversone di Merlonghi scavalca Margherita, ma sul secondo palo è calamitato da Massetti, che ha il tempo di prendere la mira e fulminare col diagonale destro la difesa granata. C'è una sola squadra in campo, il piazzato ancora di Merlonghi, minuto 22, trova la spizzata di Margherita, Ginestra immobile, ma la palla sfiora il montante della porta marchigiana. Il Fano prova a mettere la testa fuori dal guscio, ma le proteste a cavallo del 36° minuto sono solo l'antipasto al tris che arriva sull'altro fronte. Merlonghi, sempre lui, pennella in area per la torsione aerea di Casolla. Ginestra si distende più che può, ma riesce solo a raccogliere il terzo pallone dal fondo della sua porta. I padroni di casa sono anche padroni del gioco. Vedere per credere, l'azione del 44°. Tutta in velocità, a liberare la sventola di Mozzoni in proiezione offensiva che chiude la prima frazione. Alessandrini inserisce nell'intervallo buongiorno per Lunardini, ma la punta dopo 4 giri di lancette affossa in area Rapino. Gualtieri non ha dubbi e decreta il rigore che Margherita trasforma per la punta, 8° centro in stagione, e partita ancora più in cassaforte. E poco cambia che dopo altri 60 secondi Gucci, forse in offside, con la punta del piede destro beffi calore per la rete che porta una gara emozionante sul 4-1. L'ex Maurizio Chiacchiarelli prova a suonare la carica, ma rimedia solo il giallo dopo in contatto in area con Mozzoni. Di altro colore, rosso, quello che rimedia invece il capitano fanese Nodari al 65°, dopo un duro fallo da Tergo su Merlonghi. Gara che a questo punto ha poco altro ancora da dire. Bello l'applauso del pubblico di Fede San Nicolò rivolto proprio a Maurizio Chiacchiarelli, che ricambia e a tempo quasi scaduto per l'azione personale di Mozzoni, che conclude col sinistro che vale il 5-1 finale. Un risultato che ci sta, soprattutto perché alla vigilia si pensava ad una partita tra due big che puntano al salto di categoria, ma dopo i 90 minuti di oggi, di formazione pronta per la Lega Pro, c'è solo il San Nicolò. Massimo Epifani, a noi viene solo non da fare una domanda, da farvi i complimenti, perché è stata veramente una partita bellissima, dominata dall'inizio alla fine. Ma io i complimenti li faccio, li giro alla mia squadra, perché oggi hanno fatto una partita veramente impeccabile sotto tutti i punti di vista. Siamo stati bravi, l'abbiamo preparata bene, e sapevamo loro come giocavano, quindi siamo stati bravissimi e credo che potevamo fare anche qualche gol in più, e questo è il dispiacere di oggi. Ma veniamo da 6 vittorie consecutive, però non dobbiamo pensare, anche se in questo momento lo penso anch'io, che siamo una buona squadra, una squadra forte, però dobbiamo pensare come stiamo pensando settimana per settimana. Accantoniamo Fano e pensiamo a un'altra partita, perché il San Nicolò può solo pensare a questo, perché non avendo pubblico, non avendo tifosi come ci hanno altre squadre, dobbiamo pensare così. E quindi è questo, c'ho dei ragazzi veramente molto intelligenti che domenicalmente e settimanalmente lavorano per arrivare a un obiettivo importante. Presidente, mi è venuto in mente un solo aggettivo per questa squadra: pronta per la Lega Pro. Abbiamo sbagliato di tanto? Beh, insomma, non lo so. Mi auguro di sì, ma è chiaro che quello è un sogno, deve rimanere un sogno. Noi adesso stiamo facendo non bene, benissimo, quindi stiamo praticamente ripetendo, se non migliorandoci, la stagione dell'anno scorso, che è stata una stagione fantastica. Quindi quest'anno lo stiamo facendo ancora di più. È chiaro che noi dobbiamo pensare a partita su partita. Siamo partiti con l'obiettivo principale, che era la salvezza, e deve rimanere quella. Raggiunti 40-42 punti cominceremo a pensare a qualcosa di più grande, però insomma io penso che ci sono altre squadre che devono vincere il campionato, non certo il San Nicolò. Mister, una flessione nelle ultime 4 gare è abbastanza preoccupante, insomma un punto. Preoccupante, c'è stata una flessione, si è perso sicuramente delle sicurezze, però insomma preoccupante. Fa fare delle valutazioni, però preoccupante in un campionato così lungo. Penso che l'importante in questi momenti è non perdere la testa, essere razionali, lucidi
Oggi è stata una giornata così, abbiamo incontrato un'ottima squadra, come era successo anche domenica. Diciamo che forse in questo periodo non siamo gli stessi di inizio campionato e quelli che abbiamo sempre fatto, però ci sono tante attenuanti, anche oggi mancavano due pedine importanti, però insomma questo è il campionato, il calcio. Prendiamo atto di una giornataccia e bisogna comunque ricominciare.